Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo, prima di andare su altri argomenti quali i protocolli, alcuni protocolli che andremo a vedere, quelli che generalmente vengono affrontati nel vostro caso a scuola, a lezione. Volevo prima affrontare un argomento che in molti mi hanno richiesto, evidentemente gli insegnanti lo trattano. E quindi andiamo a vederlo un attimino ed è l'argomento delle collisioni Ethernet. Andiamo a vederlo perché pensavo che questo argomento fosse stato un attimino, sì, diciamo nominato, studiato, ma non pensavo che gli insegnanti andassero più di tanto a fondo in questo, sotto questo punto di vista, per il semplice motivo che è un argomento che è leggermente nelle reti moderne, leggermente anacronistico. Allora, per affrontare il problema delle collisioni, noi dobbiamo tenere a mente il fatto che esse avvenivano con una frequenza molto elevata nelle prime reti locali, che si andava a costruire perché utilizzavano un dispositivo hardware che abbiamo anche visto nella lezione dei dispositivi hardware chiamato Hub. L'Hub non è un dispositivo intelligente perché l'Hub semplicemente è, se lo vogliamo chiamare in questo modo, è come se fosse uno split. Pertanto, se io ho ad esempio collegato a questo hub 4 dispositivi, che cosa succede? Succede che se il dispositivo A, questo è B, questo è C e questo è D, se il dispositivo A vuole spedire un messaggio a C, ad esempio, C è il destinatario, non è che A spedisca a C e l'hub si preoccupi di spedire il messaggio solamente a C. L'hub spedisce il messaggio semplicemente a tutti che ovviamente rigetteranno il pacchetto se non interessati adesso. C, che è interessato e lo sta aspettando, lo riceve e ne fa quel che ne deve fare. Questo sistema di collegamento che apparteneva al livello fisico, quindi al livello 1 del modello ISOSI, era un dispositivo che creava un traffico di pacchetti nella rete, voi capite, nella rete molto sostenuto. Teniamo anche presente che le grandi aziende, diciamo, mettiamole sotto questo punto di vista, erano capaci di collegare hub in cascata l'un l'altro, ok? Con vari PC collegati a loro volta nel secondo hub, creando un problema molto importante perché A, quando andava a spedire, non si fermava a spedire il pacchetto al proprio hub e poi l'hub lo spediva solamente a B, C e D, lo spediva anche al secondo hub che a sua volta lo spediva a tutti. Il traffico era veramente veramente enorme. E quindi in questa tipologia di rete locale si aveva a che fare con un dominio di collisione. Ok? Il dominio di collisione era quanto più ampio, quanto più si andava ad allargare questa rete. I cavi, inoltre, i cavi Ethernet dell'epoca erano cavi che potevano comunicare in modalità half duplex, modalità half duplex. Ciò significa che se questo era il mio cavo, si poteva sia spedire che ricevere, ma non contemporaneamente, cioè se sto spedendo non posso ricevere e se sto ricevendo non posso spedire. Quindi ne deriva che se questo è il mio cavo e io sono questo host qui e devo spedire un dato da A a B, io vado a spedire la mia bustina, il mio messaggio nel cavo e il cavo deve essere sostanzialmente libero nel momento in cui decido di mandare il file o il pacchetto, quello che
Perché se nel frattempo qualcuno sta spedendo qualcos'altro, si arriva a un punto in cui c'è una collisione. La collisione crea una perdita di dati o un deterioramento del segnale. Okay? Questo avveniva nelle primissime reti che avevano un dominio di collisione causato dal hub che lavorava a livello 1. Ora l'hub mi auguro che non ce ne siano più in giro, perché è stato sostituito da un dispositivo molto più intelligente che abbiamo visto tante volte, ok? E che è il semplice switch. Lo switch è un dispositivo che sostanzialmente, apparentemente, è uguale a un hub, apparentemente, perché è un dispositivo che mi va a collegare più computer, noi per comodità ne segniamo 4, ok? Però che cosa succede? Lo abbiamo visto, lo rivediamo in maniera che magari qualcuno non ha visto le altre lezioni. Se A, e questo è B, questo è C e questo è D, sono tutti nodi, host, chiamateli come volete. Se A vuole spedire un messaggio a C, lui lo spedisce sempre al suo switch, ovviamente, ok? Che si preoccuperà di veicolare il pacchetto al reale destinatario. Non andrà certamente ad inondare la rete con il pacchetto che ha spedito e che gli altri non stanno aspettando e che non sono interessati a ricevere. Quindi il pacchetto di A andrà solamente a B, scusate, a C. Voi capite che in questo modo il traffico nella rete diminuisce e di molto. Come fa lo switch che lavora a livello 2 del modello ISOSI? Come fa a capire dov'è C, dov'è B, dov'è D? Semplicemente lo switch al suo interno ha una tabella che si chiama una tabella SAT, che sarebbe la tabella Source Address Translation, ok, nella quale lui va a dire che, ad esempio, nella porta 1, che magari è questa è la 2, questa è la 3, questa è la 4, nella porta 1 è collegato un determinato MAC address, perché qui stiamo lavorando a livello 2 del modello ISOSI, non abbiamo a che fare con gli indirizzi IP, pertanto abbiamo a che fare con i MAC address. Quindi lui dice che nella porta 1 io ho collegato il dispositivo MAC address, che sarà la scheda di rete di A, che ad esempio potrebbe essere 1A, 2 punti, 2C, 2 punti, eccetera. Abbiamo visto il formato del MAC address. Nella porta 2 avremo 3F, punto, 2 punti, 4A, 2 punti, eccetera. E si completa la sua tabella. Nel momento in cui lui vede il destinatario, sa benissimo in che porta inoltrarlo e non ha bisogno di inondare la rete di pacchetti inutili per gli altri. Pertanto lo switch elimina il dominio di collisione, ok? Crea dominio di broadcast, ok? Quindi l'hub ha a che fare con un dominio di collisione. Il broadcast ha a che fare con lo switch. Questo è livello 1 e questo è livello 2 del modello ISOSI. Ok, un'ultima parola, giusto per avere il quadro completo. I più attenti, magari, di voi staranno dicendo: ma lo switch come fa a sapere il MAC address collegato a quale porta? Come fa a sapere? Come fa? Beh, molto semplicemente anche lo switch ha un sistema di
fare delle connessioni, dei collegamenti in broadcast su tutta la rete al fine di conoscere la struttura della rete stessa. Quindi, quando si installa la rete attraverso gli switch, i primi pacchetti verranno inoltrati in broadcast nella rete. Questo significa che, ad esempio, all'inizio, come prima connessione, quando deve spedire un pacchetto, lo spedisce allo switch, che a sua volta dovrebbe spedirlo a C, ma C non sa dove è collegato la sua rete all'inizio. E quindi che cosa fa? Manda per la prima volta in broadcast. Il broadcast del MAC address sono sostanzialmente tutte F, ff.ff.ff.ff.ff.ff. Questo è il dominio di questo è l'indirizzo MAC di broadcast per andare a interrogare ogni singolo host e ricevere la risposta. Si riceve risposta. Si riceve una risposta da ogni host che il router semplicemente scusate, che lo switch semplicemente memorizza nella propria source address translation, che non è altro che una tabella, e dice: ok, C, il dispositivo sulla porta 2, che è B, che è l'host B, ha come MAC address 3F.4A, eccetera, ok? E quindi in questo modo si crea la sua tabella. Per quanto riguarda il dominio di broadcast creato dagli switch e che va ad alleggerire di molto la situazione, diciamo che ci siamo. Poi, nel tempo sono anche migliorate le tecnologie di trasmissione anche dei cavi stessi, perché si supera l'half duplex e si inizia a lavorare con la tecnologia full duplex, che permette ad un cavo Ethernet di spedire e ricevere dati contemporaneamente. Quindi non abbiamo il problema di parlare uno alla volta, ok? Come fanno gli umani quando sono dei gentiluomini. Prima parlano e poi ascoltano. Ok? Questo per quanto riguarda gli switch. Dopodiché, con l'inserimento anche dei router, inoltre, si va a superare il problema del dominio di collisione, si va a separare anche il dominio di broadcast e si va a suddividere il pacchetto, si veicola il pacchetto dove serve attraverso l'indirizzo IP, che a sua volta poi verrà gestito dagli switch. Ma con le tecnologie di questo tipo, le collisioni non sono più un problema. Le collisioni erano un problema quando appunto si aveva a che fare con gli hub e cavi half duplex, quindi non di questo tipo. Ok? Quindi questa è stata l'evoluzione della tecnologia. Ripeto, le collisioni erano cose che accadevano con le vecchie reti, ora il problema è stato risolto. A meno che non si entri in un'azienda stile anni 60, che ci sono 70, 80, che ci sono in Italia, dove il titolare mediamente non conosce nulla di nulla, però vorrebbe fare tutto da solo, ti dice che all'interno dell'azienda ha problemi di connessione, e i dipendenti si lamentano che la rete è lenta, e poi vai a vedere e scopri che magari hanno ancora gli hub all'interno della loro rete, cose da preistoria pura. Ok, per quanto riguarda la collisione, è stato implementato un protocollo per cercare di risolvere il problema della collisione. Non lo si può risolvere prima che accada, ma è un protocollo che va ad agire, diciamo, dopo che la collisione è avvenuta. Il protocollo in questione è il Carrier Sense, ok? Media Access, CSMA, CD, cioè Collision Detection. Allora, questo protocollo che cosa fa? Carrier Sense, cioè queste due paroline, significa che si ascolta la portante, si ascolta, cioè
ci sono dei dispositivi hardware all'interno delle schede di rete che permettono alla scheda di rete stessa di provare a capire se ci sono delle informazioni che stanno viaggiando nel cavo. E se ci sono delle informazioni che stanno viaggiando nel cavo, il pacchetto non viene spedito. Media Access sta perché si vuol far capire che si deve suddividere lo stesso cavo per tutti gli host, ok? C'è la suddivisione dello stesso mezzo. In realtà ho detto suddivisione, ma in realtà vorrei cancellarlo perché secondo me stiamo parlando di condivisione, ok? È una condivisione dello stesso mezzo. Il cavo a Ethernet, cavo dove sono collegati vari PC, ok? È suddiviso per tutti i vari PC. Ok, questo è suddiviso per tutti i vari PC che hanno uguale diritto di ricevere e di spedire pacchetti. CD sta per Collision Detection, cioè appunto è quel sistema che cerca di rilevare, è il rilevamento della collisione. Ok? Che cosa succede? Succede che, ad esempio, A vuole spedire un pacchetto a B. Attraverso questo protocollo, vecchie reti, quindi reti con hub, con cavi half duplex, vuole spedire un pacchetto da A a B. Che cosa fa? Ascolta la portante. Cioè A dice, io vado ad ascoltare se il cavo è libero. Però teniamo presente che A ascolta questo pezzo, ok? Ascolta e sente che non ci sono pacchetti in questo pezzo, non ci sono problemi. Quindi, ad esempio, inizia a spedire il pacchetto. B fa la stessa cosa, perché deve spedire, ad esempio, a C qualcosa. Anzi, per non avere problemi di comprensione, perché poi i casi possono essere migliaia, diciamo che A deve spedire a B e che B deve spedire ad A qualcosa, ok? Più o meno in contemporanea. Ascoltano, sia A che B ascoltano la portante, sia A che B la trovano libera, perché ripeto, loro ascoltano fino alla connessione, fino a qui in questo caso, ok? Quindi che cosa succede? Trovano libero, la portante viene trovata libera. Cosa fanno? Iniziano a spedire il loro bel pacchetto. Che faranno un po' di strada finché a un certo punto arriveranno ad un punto in cui ci sarà una collisione. Ok, teniamo presente che all'interno del cavo, quando c'è una collisione, come abbiamo detto prima, c'è o una perdita di dati o un deterioramento dei dati stessi. Quando c'è una collisione, il segnale sostanzialmente torna indietro in qualche modo, ok? E il primo che si accorge che c'è stata una collisione, sostanzialmente che cosa fa? Manda in rete, in broadcast, un segnale di, viene chiamato segnale di jamming. Quindi, per andare a fare i punti, nel primo punto A e B ascoltano la portante, ok, e spediscono il pacchetto, ok. 2, avviene la collisione. 3. Il primo host che si accorge della collisione manda un segnale in broadcast di jamming, che è un segnale specifico che avvisa tutti gli altri che ci sono state o che c'è stata una collisione, ok? Quindi il primo host
che si accorge, manda segnale di jamming. Ok? Teniamo presente che il fatto che un host si accorga della collisione fa parte della parte di algoritmo collision detection, ovviamente. 4. Si mette in moto l'algoritmo di back off esponenziale binario. Ok? Questo algoritmo è un algoritmo matematico tale per cui si va a premiare l'host che ha o che crea minor numero di collisioni. Cioè lui dice, io prendo un numero casuale, x casuale, compreso tra 0 e 2 alla n meno 1. N è uguale al numero di collisioni che l'host ha causato, cioè ogni singolo host si va a calcolare questa x, ok? In base a questa formula, un numero deve trovare un numero casuale compreso tra 0 e 2 alla n meno 1. Se un host ha avuto 5 collisioni farà un 2 alla quinta meno 1. Se un host ha avuto una sola collisione farà un 2 alla 1 meno 1. Quindi addirittura ci sono degli host che possono poter scegliere un numero compreso tra 0 e 1. Quindi o 0 o 1, ok? Una volta che ha scelto x, semplicemente lui deve attendere un tempo t prima di spedire il nuovo pacchetto, che si calcola attraverso questa x casuale per quello che viene definito come slot time. Ora, lo slot time, ok, deve essere, ci sono molte cose da dire e non so, in questo sono un po' in difficoltà, nel senso che non so ogni insegnante quanto a fondo vada su questo tema, però lo slot time deve essere maggiore del round trip time. Adesso tentiamo di vederle tutte queste due cose, non vi preoccupate. Deve essere superiore al round trip time. Allora, che cos'è il round trip time? Allora, se A, questo scenario, deve spedire un pacchetto a B, ok? Noi dobbiamo dare il tempo necessario al pacchetto di arrivare a destinazione e dobbiamo dare ad A il tempo di rendersi conto che non è tornato indietro nessun segnale di disturbo. Ok? Quindi ha ragionevole certezza che il pacchetto sia arrivato. Per fare questo noi chiamiamo come round trip time il doppio del tempo che servirebbe ad A per spedire il pacchetto a B. Perché? Perché se ci fosse una collisione in questo punto, cioè ad un secondo dall'arrivo finale, io ho impiegato tutto il tempo per arrivare fino quasi a destinazione e una volta che il segnale mi torna indietro io ho raddoppiato il tempo di propagazione del pacchetto. Quindi se il pacchetto da A per arrivare a destinazione da A a B ci mette un minuto, ok? Nel caso di una collisione a 59 secondi, io avrò un 59 secondi del mio pacchetto che è andato verso l'host B più 59 secondi di ritorno del segnale di disturbo, ok? Ecco perché questo viene chiamato round trip time, il tempo, il raddoppio del tempo necessario per arrivare da A a B, che in questo caso sarà ad esempio 2 minuti. Io devo trovare uno slot time che sia superiore a questo,
a questo tempo. Ok? Teniamo presente che quindi lo slot time si può calcolare, non essendoci la possibilità di andare a misurare la distanza tra A e B e cercare di capire effettivamente quanto tempo dobbiamo aspettare prima di essere sicuri che il pacchetto sia effettivamente arrivato a destinazione. Lo slot time può essere calcolato anche con delle formule matematiche, ok? Perché semplicemente è il bit time moltiplicato per il bit trama più breve, ok, gestibile. È un argomento un po' complesso. Il bit time non è altro che la velocità di trasmissione da un bit all'altro, ok? Questo è diverso a seconda che si usino schede di rete 10 megabit per secondo, 100 megabit per secondo o 1000 megabit per secondo. Se voi andate a vedere nelle schede di rete, nelle specifiche delle schede di rete, trovate scritte sicuramente 10, 100, 1000 megabit per secondo, che è appunto la velocità gestibile. E vi serve questo valore per calcolare il bit time, perché non è altro che semplicemente bit time è l'inverso della velocità, ok, di trasmissione, quindi 1 fratto, ok? Se stiamo parlando di 10 megabit per secondo, noi lo possiamo scrivere come un 10 per 10 alla 6 secondi, cioè noi abbiamo un 10 alla meno 7 secondi, ok? Questo è il bit time, il valore del bit time, ok? Se scegliamo una scheda di rete 10 megabit per secondo, ok? Mentre per quanto riguarda la trama, il bit trama più breve gestibile, che cosa mi sta a significare? Mi sta a significare che la trama per le schede di rete 10 o 100 megabit per secondo è di 64 byte, cioè 512 bit, mentre per le schede di rete 1000 megabit per secondo, ok, noi la trama più breve gestibile è da 512 byte, cioè 4096 bit, ok? Dovrebbero essere questi i valori. Quindi attraverso questo calcolo noi troviamo lo slot time, che moltiplicato per il numero casuale ci andrà a dare la risposta del tempo che ogni singolo nodo dovrà aspettare prima di rispedire il proprio pacchetto. A è sicuro che B ha ricevuto il pacchetto se non riceve il segnale di collisione. Teniamo presente che non li abbiamo ancora visti, ma andremo a vederli. Nelle moderne reti c'è bisogno degli ACK. Quando si spedisce un dato, se A deve spedire un dato a B, per essere sicuro che B lo ha ricevuto, B spedisce un ACK. In questo caso non funziona, perché non stiamo parlando dello stesso tipologia, dello stesso livello nel modello ISO-OSI. Qui siamo a livello fisico, mentre questa tipologia di connessioni e di risposte lavorano a livelli più alti del modello ISO-OSI. Okay? Quindi questo è quanto. Mi sembra di aver detto tutto, spero che di essere stato chiaro. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima.